Ecco, sono Letizia Sinisi, sono esperta di turismo delle radici e con il tour operator Borg Italia Tour Network abbiamo organizzato un grand tour delle radici in 5 regioni italiane, in modo particolare dedicato alla famiglia Sorrentino e a Bob Sorrentino, che ha origini delle famiglie Caracciolo e Piromallo. Andremo, questa è la giornata di Avellino ed è la giornata dedicata a Marino Caracciolo, tra l'altro a cui lui assomiglia moltissimo, infatti dalle foto vedrete una somiglianza incredibile. E questo viaggio è nello stile routing, cioè praticamente alla ricerca, è un viaggio che ferma il tempo e ti trasforma. E io sono responsabile delle giornate delle radici che vedono Avellino tra queste 4 tappe. Sono 4 eventi delle radici. In precedenza abbiamo avuto Napoli, Capracotta e Molise, e la prossima sarà a Montebello Ionico, in provincia di Reggio Calabria, dove sono arrivati sulle sponde, praticamente a Crotone, nel 1528, i suoi parenti Piromallo. Questa tappa è particolarmente importante perché appunto la famiglia Caracciolo ha le radici in Avellino e lui è emozionatissimo perché praticamente ha quasi scoperto per caso attraverso dei bigliettini da visita che aveva suo nonno, che aveva portato, che erano stati consegnati a lui dalla bisnonna. E questo nonno l'ha portato in America, l'ha poi trasmesso questo bigliettino alle generazioni future e lui ha voluto indagare dopo anni di lavoro in un grosso gruppo bancario americano, è andato in pensione nel 2014 e si è dedicato totalmente a questa ricerca. Quindi oggi noi stiamo rivedendo un po' la ripartenza del nostro paese attraverso le radici, ma non, che non sono solo il passato, ma che ci proiettano verso il futuro. E soprattutto questo è il terzo rinvio di questo viaggio, lo abbiamo preparato da 2 anni e mezzo e quindi è la realizzazione di un sogno, ma anche molto di più. È il sogno del nostro paese di ripartire dalle radici, anche delle radici culturali della nostra storia, per proiettarsi a un futuro non solo nel turismo, ma anche di sviluppo dopo tanta crisi. Oggi mi onoro di rappresentare l'amministrazione provinciale per accogliere questo discendente della famiglia Caracciolo, una nota famiglia che tanto ha dato nella provincia di Avellino negli anni passati. La provincia naturalmente tende a favorire ogni tipo di turismo, in questo caso come il turismo di ritorno, il turismo del ritorno alle radici, evidenziando quanto è importante, quanto sono importanti le radici, le origini di ognuno, a maggior ragione dei nostri italiani e spini sparsi nel mondo. Il Caracciolo di Avellino, antichissima famiglia principesca che genealogicamente trae origine già intorno all'anno 1000, arriva ad Avellino sostanzialmente nel 1581, quando Marino Caracciolo acquista dal Regio Demanio il castello di Avellino ed inizia questa signoria che durerà per oltre 200 anni fino al 1806 e sarà l'epoca d'oro di Avellino, i cosiddetti 2 secoli d'oro della città, in cui vi sarà un'economia importante ad Avellino, sia per quanto riguarda il panno lana famoso dei Caracciolo, sia per quanto riguarda le ferriere. Da un punto di vista artistico arriveranno poi sostanzialmente Cosimo Fanzago, Michele Ricciardi e grandi artisti che saranno coloro che danno il volto monumentale alla città di Avellino che ancora oggi persiste. In questo palazzo che tanto rappresenta per la vostra famiglia, ma anche per tutta la provincia di Avellino. Costruito nel 1710 dalla principessa Antonia Spinola, che è stata la moglie di Marino Francesco Caracciolo, che decide di trasferire la corte di Caracciolo dal castello di Avellino in questo luogo.
quindi viene realizzato il palazzo principesco. I've been waiting to come here for 2.5 years now, and of course due to the COVID we could not come. It is just beautiful, pleasurable, and an honor to be in the home of my ancestors. Dunque, ho aspettato 2 anni e mezzo circa per arrivare qui, perché a causa del Covid hanno dovuto rimandare, e adesso è un onore e un piacere essere nel palazzo dei miei antenati. Nicola Serafino, sono di Monte Calvi Irpino. Sono stato chiamato in questa occasione dall'organizzatrice Letizia Senisi per partecipare, essendo io già da anni su questo tema, il turismo di ritorno, le radici, avendo realizzato una scultura che propongo, sono di Monte Calvi Irpino, proprio questo percorso di 200 anni di questa comunità, e quindi da anni che lavoriamo su questo tema, quale sono, come, quanto e perché le persone dovrebbero riscoprire questa entità, partendo da questa che è stata la base di Monte Calvi Irpino, di un libro My Name is Pompilio, e Monte Calvesi e Disneyland dal 1892-1924, come così per l'Italia che erano 33 milioni di abitanti, 16 milioni andarono in America, così per Monte Calvo 3.300-1.600 andarono in America. Ceppo di persone che in questi 100 anni non sono rientrati verso le proprie origini. Per oggi si sta sviluppando un grande desiderio nel mondo, essendo scomparsa la primo ceppo delle radici, che erano i bisnonni, che erano i fratelli dei nostri nonni, dei nostri bisnonni. Oggi le nuove generazioni hanno per la ricerca dell'identità, dell'appartenenza a questo grande desiderio. Quindi noi siamo qui per accogliere questo desiderio e per, come la Regione Campania ha battezzato l'anno 2023, l'anno del turismo di ritorno, noi siamo pronti a ricevere questo gruppo di italiani nel mondo che è quasi di 80 milioni e hanno questa esigenza di scoprire la bellezza della terra che a loro ha dato l'origine. E che a differenza del passato, che sono partiti con delle difficoltà, oggi i ruoli dell'italiano nel mondo è un ruolo molto più splendido, e quindi questa visita serve a far nascere un nuovo progetto di turismo, turismo emozionale e turismo di ritorno. Quindi un buon viaggio a tutti quelli che vogliono riscoprire la propria identità, noi siamo qui pronti ad aspettarli.